Buonasera, qui d'impresso siamo al 10º congresso nazionale dell'Arci Ragazzi con Laura Baldassarri dell'Ufficio Nazionale Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Di che cosa si occupa questo ufficio? I compiti principali che ha? Allora, questo ufficio ha come tra le funzioni principali quello proprio di promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi di passare dalle parole ai fatti un po' concretamente. Per far questo lavoriamo con il governo, lavoriamo con il Parlamento e con le altre istituzioni competenti, siamo in rete con i garanti regionali in Italia e così come con i garanti europei, quindi lavoriamo diciamo, sia sulla formulazione di legge ma anche sulla verifica di situazioni concrete dei bambini e dei ragazzi. Quindi ha un ampio raggio d'azione, si possono fare delle segnalazioni al Garante nazionale di situazioni di non tutela dei bambini e degli adolescenti, quindi principalmente noi facciamo un'azione che va dall'attività a livello culturale di promozione dei diritti dell'infanzia, ma anche ad un'attività molto specifica di garanzia dei diritti, quindi interveniamo ogni volta che un diritto in potenza appunto non viene rispettato sul territorio italiano. Un'altra domanda, con il taglio ai fondi della legge 285, quali sono i rischi maggiori che si corrono? Il problema fondamentale è che questi sono dei nuovi tagli, c'è un progressivo proprio disinvestimento negli anni rispetto alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e c'è molto spesso proprio anche una mancanza di una visione strategica rispetto invece alle risorse che vengono investite. Pensate che da tanti anni a livello di Comitato ONU sui diritti dell'infanzia si chiede all'Italia quanto l'Italia sia sta spendendo per i bambini e gli adolescenti e noi questo dato non ce l'abbiamo e il non averlo significa una mancanza di attenzione. Noi siamo preoccupati per questo taglio, ma siamo altrettanto preoccupati proprio di una mancanza di una visione nel tempo degli investimenti per l'infanzia e l'adolescenza. Un po' un'immagine che si può usare è che quando un potatore deve potare un albero, deve avere in mente l'albero che vuol vedere crescere, quindi si può anche tagliare, ma l'importante è che da altre parti si investa invece, e questo non lo stiamo vedendo, insomma, nonostante dei tentativi anche di questo governo. Vorremmo che fosse più chiaro che tipo di politiche per l'infanzia e l'adolescenza questo governo ha in mente. Grazie. Grazie a voi. Thank you.